Siamo. Pessima partenza per il Drago di Breme, dal gruppo emerge Nouvelle Chance in maniera molto decisa, seguita da Railco Nordic, Kamirik, ancora Distant Touch per via interna, Guglielm, poi Alec, Brook, Aleinad, recuperano sia Difenditi che il Drago di Breme, che erano stati lenti nella prima fase, con Difenditi che tira come un ossesso. Mantiene l'iniziativa Nouvelle Chance per corsie molto esterne. Ancora più a largo c'è Railco Nordic in giubba blu scura, a ridosso Kamirik con le maniche verdi, Guglielm in bianco, rosso, verde per corsie più interne rispetto agli altri. A ridosso ci sono anche Distant Touch per vie molto molto esterne, Aleinaldi in giubba arancio e nera, poi è il Drago di Breme che precede Alec, più dietro Brook che ha perso un po' di terreno e Difenditi col cap arancio. Avanzano quelli che curvano più all'esterno, vale a dire Nouvelle Chance e Aleinad. Railco Nordic rimane a ridosso, più dietro Kamirik, il gruppo più arretrato, capeggiato da Brook. Insiste Nouvelle Chance, Railco Nordic prova a farsi sotto, Aleinad che a sua volta rimane in quota, Difenditi che sta recuperando per corsie interne su Kamirik che rimane in quota. Nouvelle Chance sempre in vantaggio. Aleinad adesso insiste, Railco Nordic che ci prova, Difenditi più all'interno, nell'ultimo tratto, arrivo serrato anche qui, tra Aleinad e Nouvelle Chance, Railco Nordic dice basta, Aleinad e Nouvelle Chance, Aleinad che ha preso vantaggio e nel tratto finale conclude davanti alla stessa Nouvelle Chance, poi Railco Nordic e Difenditi. Vince quindi Aleinad, Walter Granberotta per il signor Biondi ai colori e al training.